La filastrocca dei principini incatenati. C'era una volta, in un paese né qui né là, circondato da montagne e da laghetti, gremito di giardinetti assurdamente ben curati, cancelli di ferro battuto, alberelli fioriti e aiuole geometriche, ma anche fornito di vaste strade grigie piene di automobili, vivevano i principini incatenati. Figli di genitori ignoti, affidati a genitori non amanti ma sposati, crescevano vezzeggiati ed educati fino ad una certa età. Poi un distacco cortese ma freddo subentrava, verso i loro 13 anni, alle espansioni filiali e genitoriali. Perfetti quasi sconosciuti che condividevano le pareti domestiche con glaciali affetti. Sorrisi non sempre corrispondenti a pensieri schietti. I principini incatenati, quasi nessuno sapeva di esserlo. Più che altro si rendevano conto delle catene. Erano catene invisibili. A volte venivano accentuate da comportamenti assurdi come scrivere e pensare, dormire e sognare, cantare, suonare e danzare, contare e analizzare. Sniffare, ingoiare e iniettare, o più semplicemente fumare, leggere, trascrivere, rivivere e cercare di capire. Catene stimolanti, in parte, ma spesso tarpanti e comunque difficili da trascinare. La maggior parte di essi, a causa delle catene invisibili da portare, non era a conoscenza dell'anima indaco che scorreva nelle loro vene e che faceva battere i loro cuori. Alcuni lo sentivano e lo dicevano ad altri, alcuni non ci credevano e non lo accettavano. Era ignota la loro origine reale. I più originali credevano di essere cascati giù dal cielo, i meno originali accettavano di essere figli di ragazze troppo giovani per mantenerli. Alcuni vivevano la non coscienza di questa condizione esistenziale fino a quando alcuni degli anomali comportamenti non li scuotevano. E acquisivano lungimiranza. Lungimiranza sempre avuta, ma inconscia, uno strano limbo mentale di istinto e innocenza, acquisita non solo attraverso questi loro comportamenti anomali, ma anche per mezzo di atti subiti. Altri principini incatenati, diventati adulti, li avevano battezzati quando erano piccolini, come meglio potevano. E non sempre il risultato era unilaterale. Dimenticanze, memorie rimosse, da stuzzicare come crosticine sulle ginocchia. Conoscenze adulte su infanti speciali. Zirmino aveva occhi celesti grandi, attoniti e diretti, boccoli biondi da angiolotto, Quasimodo sorriso sardonico, efficace e silenzioso. Alfio era una tenera anima carnivora, assetata di plasma uterino, perlacee unghie affilate, denti e lingua sagaci. A David piaceva impugnare la penna e rigurgitare frasi sedate. Carlotta aveva soffici e volatili pensieri. Angelica, mani nere, occhi neri e mani maschili. Innumerevoli bambini languivano solitari con i loro piccoli dolori, piccoli desideri, piccoli sogni, piccoli brutti ricordi, piccoli incubi efferati. Non c'erano patti, vere e proprie alleanze, c'erano costanti e fuggevoli consolazioni. Alcuni si ritrovavano in luoghi appartati, decrepiti, ad ammazzare il tempo o a farlo rinvigorire. Dipendeva da chi avevano incontrato per giungere al luogo appartato. Altri sfrecciavano per boschi e strade in bicicletta, senza fretta, ma con velocità, per scrollare di dosso tenebranti incontri o convivenze. I principini incatenati si adattavano a regole sciocche e tendevano anche a essere un po' sciocchini. Si divertivano a scherzare fra di loro, pericolosamente. Quei linguaggi che altri principini incatenati, quelli adulti, erano stati obbligati, abituati, ad usare.
e si tramutavano in babau gli uni per gli altri, per portare la coscienza completa della loro singolare situazione.